Ciao, sono Luca e in questo video vediamo tre errori che non devi assolutamente fare ogni volta che alleni petto, schiena e spalle in palestra a casa per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare, volendo parentesi poi evitando a parte un ciclo di forza muscolare. Come sempre l'obiettivo primario è valorizzare alcune variabili di base più importanti dei pesi fine a se stessi che molto spesso prevalgono in palestra, come la connessione mente-muscolo, il tempo sotto tensione, il pompaggio, l'intensità, la densità. Quindi in generale il mio obiettivo non è spostare del peso da casaccio, ma sentire al meglio quello che faccio in termini di contrazione e pompaggio. Dopodiché da lì piano piano nel corso del tempo mi aggiornerò e perfezionerò la scheda in base per l'appunto a ciò che sento il meglio per ogni muscolo in maniera personalizzata. In un contesto per l'appunto in cui mi alleno con consapevolezza devo per l'appunto evitare i seguenti tre errori. Numero uno, nei movimenti di spinta per il petto, che sia piegamenti, panca piana, chest press, spinte con manubri e così via, devo assolutamente evitare che i gomiti vadano oltre i 45 gradi rispetto al corpo. Se io ho il braccio flesso a 90 gradi attaccato al corpo su una 0 gradi, se comincio ad alzarlo aumenta l'angolo, in questo caso per l'appunto mai oltre i 45 gradi. Per fare questo devi assicurarti che i manubri e le mani in generale in tutti gli esercizi per il petto siano sempre allineate con la parte bassa del petto per l'intera esecuzione. Nel caso delle spinte con manubri, con i manubri stessi in diagonale fra di loro per l'intera esecuzione, in questo modo automaticamente mantieni i gomiti più vicini al corpo. Dopodiché errore numero 2, devo assolutamente evitare nei movimenti di spinta per le spalle con i manubri, non solo, che i gomiti vadano troppo indietro, quindi nei movimenti di spinta con i manubri ad esempio gomiti un po' più in avanti per l'intera esecuzione. E infine errore numero 3, che poi si ricollega a quanto visto in precedenza, devo assolutamente evitare di eseguire movimenti dietro la nuca, che sia machine per la schiena o military press per le spalle, in un contesto per l'appunto dopo di esecuzione non corretta, quindi meglio soltanto davanti al viso che sia lat machine o per l'appunto military press. Infine mi raccomando, assicurati in generale di equilibrare il volume di allenamento di petto e schiena, quindi volume di allenamento vuol dire serie, ripetizione, esercizi, petto uguale schiena, e la schiena comprende anche la cuffia dei rotatori, ossia la parte alta della schiena a livello muscolare, per il tuo obiettivo di aumento massa muscolare in palestra e a casa. Ti rimando gli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao!